freddo. Ciao a tutti! Oggi voglio raccontarvi come ho realizzato il mio video per attraversare le pareti e i muri. Ok, you can go! È tutto realizzato in Premiere Pro. Allora apriamo l'applicazione, doppio clic all'interno del progetto per andare a selezionare il nostro file, importa. A questo punto lo trasciniamo nella parte della timeline, creando così una sequenza con gli stessi attributi del fotogramma iniziale. Andiamo a scegliere il punto di inizio e tagliamo la clip. Ora andiamo a vedere dove voglio fermare la prima parte dell'effetto, quindi nel momento in cui sono più in alto possibile e verosimilmente sto per attraversare la porta. Taglio ulteriormente, mi porto velocemente avanti, taglio dove mia moglie lascia cadere i vestiti, vado nella parte finale dove non è presente alcun soggetto, dove effettuo una fotografia, quindi creo un'istantanea dell'immagine dove non ci sono soggetti, la chiamiamo screenshot. Scegliamo il formato TIFF perché è quello che non cambia i colori rispetto all'immagine, scelgo dove è la cartella dove voglio salvarla e importarla nel progetto. Fatto ok, la troviamo all'interno del nostro progetto, la vado a posizionare nel punto di stacco tra le due clip, in modo tale da poter ritagliare una maschera per oscurare mia moglie e lasciare solamente i vestiti. Come facciamo? Ci posizioniamo sul punto iniziale selezionando la clip e vado a disegnare una maschera più o meno dove ricordo che c'erano i vestiti. Cerco di seguire le linee dell'ambiente in modo tale che eventuali stacchi si notino di meno. Dopodiché, una volta creata la maschera, vado a ridimensionarla in modo da realmente coprire, oscurare le mani che tengono gli abiti, ma non gli abiti stessi. A questo punto aumento un po' la sfumatura della maschera proprio per rendere meno netto il contorno, la riposiziono correttamente, quindi se vado a verificare in effetti comincia a funzionare l'effetto. Per renderlo più verosimile, vedete che alla fine c'è uno stacco sul vestito, è stato tagliato male, vado a creare un fotogramma chiave all'inizio della mia immagine e mi sposto al fotogramma successivo dove inizio a spostare anche la maschera in accordo con il movimento dell'oggetto e quindi via via fotogramma per fotogramma mi sposto in modo tale da andare a rivelarlo. Andiamo a controllare e in effetti adesso il movimento è più realistico, ma non è sufficiente. Per renderlo ancora più realistico creo uno screenshot dell'ultimo fotogramma del prima clip come abbiamo visto in precedenza. Lo vado a posizionare sopra quello precedente. L'idea è quello di creare una transizione tra questo fotogramma e quelli sottostanti. Vado a scontornare la mia immagine, di nuovo approssimativamente, e fotogramma per fotogramma la riduco in modo tale da creare un effetto dissolvenza. Se non riuscissi a selezionare bene i punti di ancoraggio, posso zoomare l'immagine per lavorare con più precisione. A questo punto creo sull'opacità anche qui un fotogramma finale e uno iniziale per passare da un'opacità 100% fino a 0. Ora seleziono tutte le clip, le nidifico per avere mica clip e siccome voglio utilizzarle per TikTok dovrò cambiare le impostazioni di sequenza passando dalla dimensione in 4K a 1080x1920. Quindi ottengo un formato in verticale. Il sistema mi dice che l'operazione è irreversibile, ecco tagliato. Quello che devo fare ora è riposizionare l'immagine all'interno del frame, ecco, così potrebbe essere più corretto perché metto in evidenza dove io andrò a impattare contro la porta, lo riposiziono. Ovviamente questo però va bene per la parte finale, il filmato come vedete io non sono presente, quindi nessun problema, creo un keyframe nella parte in cui io voglio mantenere l'immagine così com'è e mi porto sulla parte iniziale dove creerò un altro keyframe riquadrando nuovamente l'immagine di conseguenza. Ecco, vediamo come è venuto l'effetto. Perfetto.
Se ti è piaciuto questo video premi mi piace e iscriviti al mio canale. Se clicchi anche sulla campanella verrai avvisato ogni volta che io pubblico un nuovo video. Infine puoi lasciare un commento al video, mi farebbe molto molto piacere. Ciao e buona giornata!